È uscito l'uno in una partita alla vigilia da tripla. Fossombrone miglior attacco con la San Benedettese, miglior difesa con la stessa San Benedettese e Senigallia. Atletico Ascoli micidiale in trasferta con 3 vittorie su 3. Assenze numerose e importanti nei ragazzi di casa, ma questa non è una novità. Meno assenze, ma lo stesso importanti, negli ospiti. 4-3-3 Fossombrone con Amerighi su e giù sulla fascia destra, Conti in regia. 4-4-2 ospite con difesa pronta a schierarsi con 5 uomini in caso di bisogno. Traini di punta, poco più indietro, seconda punta Minicucci. Ed è subito partita vera, agonismo, portatori di palla senza un attimo di respiro. Al decimo ci provano gli ospiti, angolo, palla in mezzo, testa di Baraboglia, giunto dalle retrovie, fuori. Dal 27esimo è la volta del Fosso, in decisione della difesa nero-arancio, Pompili riesce a mandare il pallone in angolo, traiettoria però strana del pallone prima dell'intervento dell'estremo difensore Ascolano, forse un tocco di un difensore. Prima di coscia e poi di mano il signor Melloni di Modena, ben appostato, facendo che si tratta di calcio d'angolo. Sull'angolo niente da fare, palla alta. Al 39esimo un altro angolo, gli ascolani non erano d'accordo, ma l'angolo è di quelli buoni. Dalla bandierina palla in area, Bianchi indietro per Riccardo Pandolfi, sta filata da fuori ed è l'1-0. Rabbia ospite al 43esimo, ghiottonissima sui piedi di Traini, occasione che perde l'attimo buono, Bianchini si salva in angolo. Poteva essere il pareggio, ripresa, Atletico alla ricerca del pari, ma i rischi sono tanti e al primo arriva il primo rischio, il Fossombrone, Amerighi fermato con le buone o con le cattive, l'arbitro decide che per le buone. 30 secondi dopo ancora Fossombrone, Casolla, bravo Pompei. 8° minuto, ancora bianco-blu, passaggio avventato verso il portiere ospite, subentra Bianchi che insacca, bandierina alzata, proteste. Cominciano i cambi, Fossombrone un po' più coperto ma non si chiude e concede ben poco. La stanchezza comincia a farsi sentire, si gioca anche di nervi, si cambia ancora e al 35esimo Conti ruba palla, galoppa, raso terra per Chiere Mattenga, appena entrato, fuori, raddoppio per il Fossombrone gettato al vento. 6 minuti di recupero con Atletico a trazione ultra anteriore, non è tempo di fare i complimenti. Dal triplice fischio finale è l'1-0 per il Fosso. I complimenti adesso vanno ai ragazzi di Mister Fucili, ma anche a quelli di Mister Seccardini, e per il Fosso la vetta è lì. Classifica a parte che è straordinaria, ma la cosa secondo me più bella è che questi ragazzi escono sempre tra gli applausi, sempre. Sì, chiaramente quando si fanno delle partite così dove tutti vedono che diamo più del 100%, chiaramente gli applausi ci stanno e quindi sono più che meritati. Però oltre a quello c'è tanto altro. Oggi è stata una partita, come si suol dire, un po' sporca, però ho detto ai ragazzi, se vogliamo provare a cercare di vivere delle settimane come le stiamo vivendo, dobbiamo riuscire a far punti anche in partite così, dove comunque siamo stati bravi ad andare in vantaggio, a limitare una squadra che fa del gioco la sua arma migliore, però noi li abbiamo contrastati, abbiamo cercato di controbatterli il più possibile e magari in alcuni episodi magari non siamo stati neanche tanto fortunati. Noi chiaramente giochiamo per non perdere, come ho sempre detto, se si può vincere bisogna vincere, se non si può vincere non bisogna perdere. E oggi, una volta che siamo andati in vantaggio, chiaramente abbiamo dato l'anima per poter tenere questo risultato che in questo momento è molto importante, però non cambia assolutamente niente, lo sappiamo bene, ci siamo passati l'anno scorso, più o meno abbiamo la stessa classifica dell'anno scorso e sappiamo quanto abbiamo sofferto poi alla fine per poterci salvare, di conseguenza testa bassa e pensiamo a mercoledì. Faccio i complimenti alla mia squadra perché ha approcciato benissimo, come fa sempre in questo contesto difficilissimo, e c'è grande rammarico perché perdere una partita così da una palla inattiva, che secondo me si poteva fare meglio, e da dove deriva quella palla inattiva secondo me c'è poi da analizzare bene il come e il quando, e questo ti lascia l'amaro in bocca. Poi da domani rianalizzeremo bene il tutto, perché secondo me c'è poco da criticare ai miei ragazzi.